Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Carlotta e oggi, nuovo video mega giga try on haul di tutto. Passiamo dalla casa alla skincare, ai vestiti, al makeup. Boh, penso che ci sia davvero di tutto, anzi alcune cose penso anche di averle dimenticate, quindi al massimo nel corso del video andrò a raccattarle. Quindi muoviamoci a fare questo video, dobbiamo cominciare veramente subito perché sapete che io sono logorroi che ci metto 20 anni a fare un video. Ma prima vi dico due cose super mega velocemente. Allora, sabato uscirà un nuovo video in cui vi spiegherò un po' come si evolverà il canale per il mese di dicembre e in più ci sarà una sorpresina per voi. Quindi iscrivetevi al canale se non volete perdervi nessun nuovo video, ma soprattutto se volete sapere cosa vi attende, qualche anticipazione su cosa di quello che succederà, che spero che succederà più che altro. Quindi niente, direi che dobbiamo cominciare veramente subito. Non seguirò una linea, cioè non è che faccio prima i vestiti, poi skincare, poi faccio tutto a caso come mi capita, perché c'è davvero troppa roba per seguire un ordine. Alcune cose non me le ricordo, altre invece le stavo già usando e le ho rimesse via apposta. Quindi smetto di parlare perché ho detto che devo far veloce, quindi basta. Primo sacchettino, questo qui, Tendenze. Questa è una cosa che mi ha reso super felice di averla trovata. Poi ho scoperto che vendono anche vicino a casa mia, quindi vabbè, andrò a comprarne altre. E sono le calze della Dr. Martens. Per chi mi segue su Instagram magari le ha anche già viste indossate. Infatti le ho usate per fare delle foto, poi le ho rimesse via, sono bellissime, bordeaux e gialle, c'erano anche nere e ovviamente per chi mi conosce sa che le avrei preferite, ma non c'era il mio numero, quindi top. Se vi interessa hanno anche lo shop online con tendenzecalzature.it, è un negozio che io ho trovato al Carosello e devo dire che vendo un sacco di scarpe molto molto belle, anche delle magliettine super carine. Quindi se vi capita andate a farci un giro. I pacchettini, non lo so, li buttiamo là. Poi passiamo da Bershka. Non so neanche cosa c'è dentro questo sacchetto. Ok. Ho preso una maglia. Sono stra infissa per queste magliettine così, che hanno le maniche a sbuffo. Poi voi, come al solito, penso che lo starete vedendo indossato. Veramente, veramente bella, semplice ma bella, super abbinabile sotto i blazer, ma anche con una gonna a vita alta da mettere sotto un maglione per avere una maglia a maniche lunghe. E se entrate in un locale, secondo me comunque fa la sua scena. Pagata pochissimo, mi sembra, esatto, 12,99 euro, e io ho preso una M, non vi dico mai le taglie. Comunque, non so se vi possa interessare, ma magari dal video non si capisce. Io sono alta 1,74 m e peso dai 57 ai 59 kg a seconda del meteo, di quello che ho mangiato la sera prima, di quello che ho bevuto. Quindi più o meno queste sono le mie misure, se vi può interessare, se siete simili a me. E ho preso una M, appunto. Poi passiamo a Zara. Di Zara in realtà ho due sacchetti, ma ne avevo anche di Bershka, quindi vabbè. Qua dentro ho la stessa roba che ho preso da Bershka, cioè a parte gli scherzi, ma davvero. Ho preso questa maglia che ho già usato, infatti piena di capelli. Che... perché Spad? Così non riesco a fare il video. Sì, la mamma ti vuole bene. Sì, sì, lo so che mi vuoi bene. Dai, vai a cuccia però adesso. Ok, scusate, ma no, Spad li voglio un sacco di bene, ma non riesco a fare il video se lui mi sta in mezzo che mi lecca, mi fa, mi disfa. Quindi stavamo dicendo, ho preso questa magliettina qua che è molto 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 simile a quella di Bershka, però il tessuto è più pesante. Ho tolto il sacchetto perché mi sa che mi faceva rumore. Comunque dicevamo, il tessuto è un po' più pesante, si vede che il materiale è migliore ed è nera. Anche le maniche a sbuffo sono diverse, queste sono molto più importanti, larghe, e mi piacciono tutte e due in realtà. Questa non c'era la versione bianca, quindi ho cercato un'altra maglia e ho trovato quella di Bershka. Però almeno le trovo anche un minimo diverse per non averle identiche. Questa l'ho pagata di più, sono sicura, sui 15 euro.
Sì. Però avevo messo via tutti gli scontrini precisi, lo sa solo Dio che fine hanno fatto, quindi boh. Comunque, come al solito, vi lascio anche tutti i link qua sotto per poter comprare i capi. Non sono link affiliati o cose strane, semplicemente mi piace semplificarmi la vita. Poi passiamo a questo sacchettino qua, il sacchettino soprattutto, Universo Moda. Allora, c'è anche lo shopping online, penso perché ho letto un sito, ma non lo so. Questo è un negozio che c'è dalle nostre parti, all'Auchan di Monza, se non mi sbaglio, sì, è lì. E vende cose carine che costano super poco. Sono tirato in faccia. Infatti ho comprato questo cappottino, tipo giacca cappotto. In pelo, non so, tipo lana riccia, molto molto stretta. Pagato una cavolata, infatti non sarà lana, era per darvi un'idea. 15 euro. Il marchio è AC97, boh, non so, non è un marchio famoso comunque. Io la trovo comunque super carina, super versatile per andare a lavoro o il pomeriggio per uscire a bere un caffè con le amiche. Sotto una bella magliettina con le maniche a sbuffo, un pantalone a vita alta, magari non so. Comunque molto easy con sopra questa giacchetta. Secondo me per 15 euro fa la sua figura. Poi Calzedonia. Da Calzedonia ho preso un pezzo che non può mai mancare nel mio guardaroba d'inverno, ma veramente mai. Che sono le calze a rete, ma la rete è quella sottile, sottile, piccolina. Perché trovo che sia molto più elegante rispetto alla rete larga. Poi la rete larga su di me mi dà sempre quell'effetto un po' cotechino. Comunque mi rendo conto solo ora che vi ho detto, vi dico le taglie tutte e non vi ho detto nessuna taglia. La giacca è una taglia unica, quindi vabbè, quella che è. Mentre la maglia di Zara era una S. Queste invece sono una terza quarta perché essendo alta comunque ho bisogno di questa taglia e non so, io mi ci trovo benissimo, ne ho ancora due paia dell'anno scorso, solo che quando le tiro su ogni tanto con le unghie tiro i fili, quindi le ho sempre di scorta perché se devo uscire ho deciso di mettere le calzerete e le buco, mi viene un odio in cuore e devo per forza avere quelle di ricambio, quindi eccole qua. Poi Sephora. Da Sephora ho comprato un paio di cosine. Allora, questo gel per le sopracciglia di Anastasia. La colorazione ho preso Ebony perché le due prima so che erano più chiare, ma a parte il fatto che questo è del colore delle mie sopracciglia, ma mi sembrava avessero un sottotono molto aranciato e non mi piaceva. Però non so, da sempre non si capisce mai niente, sempre tutto troppo scuro, faccio una fatica, poi 9 su 10 vado senza occhiali, quindi non vedo mai niente. Comunque, cioè, non penso ci sia molto da dire, lo conoscete tutti, penso. Poi ho preso di Urban Decay, questo qua, che è praticamente un setting spray oil control, quindi per chi ha la pelle grassa come me, perché fissa bene il trucco. Io lo sto testando e sinceramente non mi dispiace per niente, perché noto che a lavoro mi dura di più il trucco. Non l'ho ancora super testato perché comunque l'ho appena comprato, però per il momento devo dire che è un sì. E poi mi ha dato anche un campioncino, che tutto questo giornale sì, è per un campioncino, però apprezzo perché almeno posso leggere tutti i prodottini nuovi di Sephora della skincare. E mi ha dato una crema all'acido ialuronico, quindi top. Poi passiamo a Primark perché so che molti di voi aspettavano questo momento. Da Primark ho preso anche delle cosine per addobbare un po' lo studio per Natale, lo faremo insieme, non preoccupatevi. E ho comprato queste rennine qua che sono tipo, no, bandiera, non mi viene, i festoni tipo delle feste. E non so, mi piacevano un casino queste rennine così argento. Le ho pagate 5 euro, che non è poco per essere da Primark, alla fine sono delle rennine attaccate a una corda, però le volevo troppo.
Walter invece si è preso questa roba qua, che è l'etichetta quella da attaccare alle valigie. Lui viaggia tantissimo per lavoro, infatti anche oggi sono a casa da sola. E quindi niente, è la mappa del malandrino, ci sta per gli amanti di Harry Potter, secondo me è una cosa super carina. Costato 3,50 euro, utilità penso meno di zero comunque. Ok, io ho ricomprato questo robo qua per la macchina. Questo affarino qua per mettere il telefono in macchina, perché il mio faceva sempre cadere il telefono. E dato che ho comprato il telefono nuovo, che tra l'altro sarebbe dovuto essere in questo video haul, ma lo sto usando, quindi mi sono dimenticata. Vabbè, comunque ho comprato l'11 Pro e mi piace un casino. Magari facciamo il What's on my iPhone, come si dice, vi faccio vedere tutte le applicazioni che ho nel telefono. Comunque, niente, questo è il suo gancino, 3 euro e mi sono sempre trovata bene con queste cose, comunque mi durano un anno, due, ho provato a comprare anche quali serie, comunque li spacco. Poi sempre da Primark i cosini per togliere i punti neri del naso, questi sono la vita, cioè costano 1,50 euro, sono 4, cioè 4, e davvero mi tolgono i punti neri, è incredibile, io non so. Non ne ho mai usati altri, penso, se non comunque tanto tempo fa, ma questi funzionano, quindi non vedo perché provarne degli altri. Poi queste lucine qui, pagate 2 euro, sono delle lucine a forma di stellina, e sempre per lo studio ovviamente, perché le rennine con le stelline, non lo so, nella mia mente era tutto così meraviglioso, poi vediamo, magari esce una roba inguardabile. E ultima cosa, questo è secondo me anche un'idea per un pensiero per una vostra amica super mega bello. Questo robo da appendere all'albero, che tra l'altro non ho e quindi magari dovrò comprare anche l'albero di Natale. E contiene tre pennellini, uno da sfumatura, uno piatto e uno per le sopracciglia. Piccoli, 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 adatti per i viaggi. Pagato 2,50 euro e secondo me è un pensiero davvero super carino, soprattutto per le vostre amiche che... Amiche, per le vostre amiche, per le vostre amiche che viaggiano spesso. Io ne ho una a cui avrei potuto regalarlo, ciao Bea, ma mi sono completamente dimenticata, quindi vai a comprartelo da sola. Poverina, che amica orrida che hai. E questo era tutto il mio shopping da Primark, mini sacchetto, ma ho preso davvero un sacco di cosine. Intanto qui si sta creando un macello di roba che ovviamente starete anche vedendo, però vabbè. Passiamo di nuovo a Bershka. Da Bershka ho preso questi pantaloni cargo che io trovo molto belli, ma hanno un difetto che mi fa salire il sangue al cervello. Hanno due difetti che odio profondamente. Uno è che gli si attaccano davvero tutti i pelucchi, tutte le cose che ci sono in giro, cioè è ingestibile. Io poi col cane è veramente una roba ingestibile. Devo continuamente passare la spazzola, ma anche se sei in giro, attirano i peli, io non lo so come facciano, boh. E la seconda cosa è il fatto che qua sotto hanno l'elastico, ma questo è più largo di questo. E stanno diversamente proprio addosso, cioè adesso ve li faccio vedere, ma raga, la differenza non è poca, cioè non è poca. Sono comunque 2 centimetri penso, e 2 centimetri su una caviglia fanno un sacco, quindi non ve li consiglio, cioè vi consiglio di prenderne un altro modello da un'altra parte, anche perché li ho pagati 25 euro, quindi cioè non è che, vabbè, non è che sono tanti soldi, però non sono neanche pochi. 25 euro per avere un pantalone del genere mi hanno un po' deluso, veramente un po' deluso. Non ci sta più la roba là, quindi lo rimettiamo qua. Allora, da Zara ho fatto l'acquisto della vita. Io spero che il giorno in cui uscirà questo video possiate ancora trovarlo online, perché io me ne sono follemente innamorata. Questo è il mio primo teddy. Io di solito compro solo pellicce sintetiche. Questo è il mio primo teddy ed è di un rosa che è fantastico. Cioè, quei capelli, io penso che sia veramente da Dio. Ah, tra l'altro i capelli, cioè, mi piacciono. Ho fatto questa roba con la piastra, quella tra i tubi per fare le onde da una mia amica. Però
Non so, io li amo, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate, perché ho intenzione di comprarla, però fatemi sapere se secondo voi sto bene o no. Comunque, questa è top e ragazzi l'ho pagata, ma una cavolata. 25,95 euro, quindi 26 euro, e ragazzi è morbidissima. Se indossata nel modo giusto, secondo me fa veramente la sua figura. Non è una pelliccia, pelliccia sì, un teddy, una pelliccia da indossare con un abito tipo da serata con i tacchi. Me la immaginavo anche così, ma l'ho provata e secondo me non ci sta per niente bene. Però con un outfit da giorno io penso che possa essere veramente una cosa meravigliosa, anche perché l'ho già usata, quindi è veramente bella. Se volete posso farvi anche un video dove faccio 5 outfit con questa pelliccia, oppure posso farlo anche su Instagram, una roba molto più veloce con le foto anziché il video. Fatemi sapere anche questo qua sotto nei commenti se vi va. Non so chi di voi sia arrivato fino a questo punto del video, perché sono davvero logorroica, mi odio da sola. A questo punto passiamo all'ultimo sacchettone in cui c'è una roba di Tiger. Allora, questo calendario. Sto impigliando, intanto vi sto spoilerando qualsiasi cosa. Costa 4 euro. E io ho detto al mio ragazzo: ma che bella faccio per tua sorella, no? 24 sorprese, 4 euro. Ci saranno tutte le cagatine di Tiger super belle. Poi torno a casa, mentre mi trucco, metto un video di Mia Cellini, mi sembra che si chiami, quella la super blonde. E niente, vedo che apre tutto il calendario e non trova niente, al che mi è venuto un dubbio. Ho fatto così e come potete sentire anche voi, via che il rumore della plastica, non sento niente. Quindi ho detto, beh, non c'è neanche una sorpresa qua. Ho detto, glielo riporto indietro, non l'ho ancora aperto. Poi leggo meglio e c'è scritto di mettere all'interno 24 sorprese. Quindi dovete aprirlo voi e inserire voi 24 sorprese. Penso che sia un po' una cavolata, nel senso che a questo punto mi compro quello in tela che mi dura per tutti gli anni se ci devo mettere quello che voglio io. Però vabbè, per i bambini magari è un'idea carina da riempire anche con i cioccolatini o con le cagatine che vende Tiger. Quindi sicuramente ci tornerò per riempirlo perché sennò, cioè, è inutile. Dalle Romerlin abbiamo preso un quadro di cui io sono follemente innamorata. Se non fosse che la cornice nera. Non so se è difettosa o se è fatta così, ma è diversa sui vari lati, non ha la stessa grandezza e sembra sempre storto il quadro, però magari è fatto apposta. Comunque per il resto mi piace veramente un casino. Qua vi apparirà la foto perché non ho voglia di staccarlo per farvelo vedere perché è troppo grosso, non ci stava. E poi, sempre dalle Rue Merlin, abbiamo preso questa tendina perché ci ricorda un progetto che è in corso da svariati anni. Io spero che entro l'anno prossimo possiate farne parte anche voi. Veramente non dico niente perché è tutto super segreto, quindi non vi dico niente. Comunque, questa è la tendina appunto per la nostra camera, che non so quando appenderemo perché ho perso i cosi per appendere le tende. Ma prima o poi risolveremo anche questo. Non vi ho detto nessun prezzo. Allora, il quadro l'abbiamo pagato 34,90 euro, quindi 35 euro. La tendina l'abbiamo pagata 15 euro. E infine ho comprato, questo cestinetto che ho pensato, tra l'altro c'è della polvere, beh, di tenere nella scrivania dei trucchi. Tipo per buttare i cotton fioc, le confezioni dei trucchi, tutte quelle cose che dite le metto qua, poi lo butto, le metto qua, poi lo butto e poi accumulate una quantità inverosimile di schifezze. Quindi top. Poi c'è da dire che va anche svuotato e lo devo fare io, però per partire col piede giusto penso che possa andare bene. Comunque super mega bello. Costicchia perché comunque 10 euro, cioè è un cestinetto minuscolo. Però lo volevo troppo, quindi ho detto, vabbè, ormai stiamo spendendo, spendiamo. E niente, questo era tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia, vi abbia dato qualche spunto di shopping perché davvero
Ce n'è per tutti i colori, per tutti i gusti, a chi piace le cose della casa, a chi piacciono i vestiti. Mi chiedete sempre di fare anche haul di cose per la casa, quindi eccoli qua. In realtà c'erano anche un pochino di cose di Ikea che però sto già usando da tipo un mese passa, quindi sono sparse chissà dove. Per questo vi invito a seguirmi anche su Instagram se vi fa piacere sapere gli acquistini che faccio o magari le offerte che trovo in giro, perché lì vi dico un po' più di cose che su YouTube non sono così immediate. Quindi se vi va mi chiamo Carlotta Colo su Instagram. A questo punto chiudiamo davvero qua questo video perché sarà durato un'eternità, io me lo sento. Vi ricordo solo un'ultima volta che sabato uscirà un video sul canale in cui, vabbè, a parte che sarà il video per l'anno del canale, perché sarà passato davvero un anno a quel punto dal momento in cui ho aperto il canale e sono stracontenta. E poi comunque c'è una sorpresina per voi, quindi se vi fa piacere andate a dare una sbirciatina che magari, non so. Faccio questa cosa più per voi che per me, perché davvero mi avete dato un supporto incredibile, ma questo ne parleremo nel prossimo video. Vi saluto, se no continuo a parlare. Ciao!